Ciao, sono Virginia, lavoro nel nuovo punto vendita di Sesto, in provincia di Cagliari, nel reparto del piccolo elettrodomestico. Mi piace creare un rapporto di fiducia con il cliente, capire quali sono le sue esigenze e di conseguenza anche soddisfarle. Ti piacerebbe cucinare senza far fatica? Eh sì, sono qui per questo. Stavo guardando questi cooker apposta perché volevo trovare una soluzione pratica e veloce. Sì, è la soluzione adatta per te, perché più di un cooker è un multicooker. Un multicooker? Cosa fa un multicooker? Allora, ha quattro programmi preimpostati, significa che si può cuocere sia a vapore, a pressione, in meno tempo, può fare diverse ricette, dalla carne al pesce, al riso, ai dolci, addirittura memorizzare le ricette preferite in meno tempo, in meno di 15 minuti. E riesce a fare tutto? Tutto quanto, lui. Perché è completo. Questa è la manopola blocco-sblocco. Per aprirlo. Per aprirlo. Questo è l'interno, questo è il cestello principale. Quello per la cottura delle... Di tutto ciò che vuole fare, della carne, del pesce e anche dei dolci. È antiaderente, per cui si può lavare perfetto, tranquillamente anche le lavastoviglie. E questo è il cestello per la cottura a vapore. A vapore. E le cotture come avvengono sostanzialmente? In maniera uniforme grazie a una piastra a induzione. Ah, che distribuisce il calore uniformemente su tutto il basamento. E addirittura anche la funzione del mantenimento del calore. Per cui una volta finita la cottura scende... Scende, ma non si raffredda, rimane caldo. E non compromette, non secca il cibo all'interno. No, non lo secca. Bene, ora passiamo alla prova pratica, vediamola in azione. Allora, abbiamo un display interattivo con quattro menu. Ok. Andiamo a selezionare gli ingredienti, dalla carne al pesce, alla frutta e alla verdura. Questo se ne voglio scegliere cosa mettere direttamente io. Esattamente. Poi possiamo andare a vedere il manuale, i preferiti oppure le ricette. Andiamo sulle ricette e facciamo un primo. Un primo piatto. Vediamo cosa preferisci. E com'è facile? Facciamo... Beh, andiamo a fare un brodo di carne. Un brodo di carne. Quindi semplice. Per leggero. Quante persone? 4 persone, perfetto. D'accordo. Il tempo di preparazione è 2 minuti e il tempo di cottura 30. Tempo di cottura e tempo di preparazione. Dopodiché, per avanzare, ok. Andiamo intuitivo. Su ok. E qua ci dice tutti gli ingredienti. La lista degli ingredienti. E anche i grammi, in base ovviamente alle persone. Andiamo su ok. E si desidera avviare la ricetta? Sì. E qua c'è proprio tutta la procedura che poi viene descritta passo passo. Sì, ti segue passo passo verso la tua ricetta. Allora, una volta inseriti gli ingredienti, poi si dà lo start e si desidera avviare la cottura. E sì. Lui parte. Perfetto. Si preriscalda, una volta che viene inserito tutto, successivamente inizia la cottura. Beh, comodo, dire che ti dà tutte le indicazioni e riesci a seguire passo passo proprio senza poter commettere alcun errore perché non... Perché fa tutto lui. Fa tutto lui. Però vedo che c'è anche la cottura manuale, cosa vuol dire? Significa che puoi scegliere tu il tipo di cottura, se è una cottura a pressione, okay. Se è una cottura normale, e all'interno della cottura normale abbiamo appunto il medio, l'elevato, il basso, abbiamo anche la stufatura, la rosolatura e addirittura la cottura a vapore. Beh, abbiamo il in questo caso devo chiaramente sapere io quanto lasciare in cottura l'alimento. E dal punto di vista della cottura fa tutto lui. Esatto, e mi dà le opzioni tra cui anche il riscaldamento. Il riscaldamento è non meno importante, il mantenimento a caldo. Perfetto, ma oltre a quello c'è anche la possibilità di fare delle cotture personalizzate direttamente partendo da, come ho visto prima, dagli ingredienti, esattamente. E anche questo è molto molto comodo. La carne, il pesce, la frutta e la verdura, riso e cereali. Vediamo la carne. Per cui dentro, dal pollame, tipo pollame, selezioniamo dal pollame, se volessi farmi un bel pollo o una coscia o... infatti abbiamo intero a pezzi. Assolutamente, procediamo. Quanti grammi? Facciamo 500 grammi. Ok, si desidera avviare la ricetta. Yes, sì. Aprire il coperchio per inserire gli ingredienti e poi ovviamente lui... Si preriscalda. Si preriscalda e quando è pronto entrare in azione. Come hai visto è semplice, veloce e senza fatica, la scelta giusta per te. Sì.